tanto sole e tanto mare, ma sotto l'ombrellone si parla anche di cultura. Oggi con noi Giorgio della Jazz. Ciao Giorgio, ci vuoi spiegare cosa fai di bello qua in spiaggia? Siamo stati invitati qui a questi eventi a Milano Marittima e ringraziamo tutti gli amici per promuovere il nostro social network dedicato alle opere d'arte. Un paio di anni fa ci è venuta la bellissima idea di fondare, di ideare questo nuovo social dedicato alle opere d'arte in ogni sua forma: letteratura, scultura, pittura, poesia. E abbiamo visto che così, quasi per gioco, sta avendo un successo che va in tutta Italia, ma soprattutto in tutto il mondo. Certo, il tuo è un social, non è un semplice sito, giusto? È un social network che collega tutto il mondo con le opere d'arte in ogni sua forma. Addirittura abbiamo anche visto che la cucina, un piatto, potrebbe essere configurato come una vera opera d'arte, e abbiamo inserito nel jazz anche questa cucina chef, perché noi riteniamo che la cucina, i piatti fatti bene, siano delle opere d'arte. Assolutamente sì, diciamo che l'arte a 360 gradi, e per far parte della, diciamo, community jazz, cosa dobbiamo fare? Niente, scaricare solamente l'applicazione www.jazz.it, si entra gratuitamente. In tutto il mondo stanno partecipando, stanno postando e stanno condividendo, cosa che anche noi inaspettatamente ci siamo trovati un successo che neanche noi pensavamo che potesse legare tutto il globo. Siamo piccoli, senza nessuna presunzione, ma abbiamo delle aspettative molto importanti. E poi girando per le spiagge qua della Romagna potete incontrare delle bellissime ragazze che vi regaleranno anche dei profumi. Assolutamente inebrianti, direi. Inebrianti e molto importanti, soprattutto con l'insegna di jazz, il social delle opere d'arte. E ringraziando Giorgio, il patron del social delle belle arti, rimanete sempre qua con noi. Grazie a voi dell'ospitalità.